Eccoci qua ragazzi su Italia Tomb Games, siamo qui in compagnia di Marco per vedere i port della giocatori che usciranno lunedì, una bella settimana. Chi ci sarà Marco? Ci sarà Marco? l'Arsenal e il Manchester United. Ok, andiamo su. Arsenal e Manchester United. Perfetto, perfetto, andiamo subito a vedere i giocatori dell'Arsenal, visto che forse la punta di diamante è proprio Aubameyang. Chi ci puoi dire della punta dell'Arsenal. Aubameyang non ha bisogno di presentazioni, è devastante. Raggiunge un overall massimo di 96. Comportamento offensivo 99, velocità 99 e accelerazione 97. E senza parlare della potenza di tiro, dell'elevazione, tutte le altre statistiche sopra l'85 comunque. Sì, un attaccante completo, un attaccante completo. Molti lo desiderano. A me non entusiasma perché forse non l'ho mai avuto dall'inizio del gioco, mi sono sempre trovato con altre punte. Secondo me è sottorno a CR7, però sicuramente è un giocatore interessante e molto molto veloce. Io andrei avanti perché lo conosciamo tutti a Aubameyang. L'abbiamo presentato pure l'altra volta nello scorso pool. Andiamo avanti con Leno, che è tedesco, il terzo portiere della Germania. Ovviamente fa da riserva a Ter Stegen e Neuer. Allora, vediamo le statistiche del portiere. C'ha 99 di comportamento portiere, presa 96, 95 respinta, 99 riflessi, estensione 99. È un portiere che se vi manca il numero 1 può essere interessante. La PEC, che ha solo un'abilità dei giocatori come tiratore bassa, che vabbè, una delle abilità migliori per i portieri, che fa rinvio teso, però sicuramente c'è di meglio. Anche il collega De Gea, dopo che lo guardiamo, secondo me è molto molto superiore lo spagnolo. Poi andiamo al prossimo giocatore. Allora, siamo con William. Cosa ci può dire il brasiliano? Ex Chelsea. William è un giocatore molto duttile, raggiunge un valore massimo di 94, può giocarti sia come esterno alto, centrocampista di fascia, trequartista avanzato e seconda punta. Spicca in velocità dribbling 96 e comunque velocità e bravo in tutto. È molto interessante, sì. Sì, è molto molto equilibrato, anche se come Eda ne abbiamo in abbondanza. Faccio l'esempio di Messi Icon, è uscito Messi l'altro giorno con il giocatore in forma del Barcellona. L'unica cosa di William, gli do questa carta tornante che vi aiuta nel ripiegare in fase difensiva, che può essere interessante se siete più contropiedisti. Come stile di gioco. Allora, andiamo avanti. Abbiamo Lacazette, che ho oscurato dal compagno di squadra Aubameyang. Tra i due sicuramente meglio il compagno di squadra Aubameyang. Lacazette è abbastanza equilibrato, ma non spicca in nulla. Non sei d'accordo, Marco? Sì, concordo. L'obiettivo primario è Aubameyang e evitare la casetta. Esatto. Lacazette mi sembra che è stata la prima pescata dell'anno scorso. Allora, andiamo avanti, abbiamo Caballos, il terzino, scusate, centrocampista spagnolo, ex Real Madrid. Cosa ci puoi dire dello spagnolo, che è abbastanza interessante anche a livello di skill, di passaggio e controllo palla? Vai. Sì, Dani Ceballos a me piace molto. Lo metto a livello di Modric, ai livelli di Kroos usciti settimana scorsa. Non ha molta velocità, però l'accelerazione è buona e quindi compensa il resto. Poi spicca anche con controllo palla, velocità dribbling, bravissimo nei passaggi, un buon giocatore, interessante. Sì, abbastanza completo come centrocampista. Poi c'è la carta tra le linee che è ottima, io ho De Jong, quindi è ottimo. Poi c'è un sacco di abilità, visto che c'ha sia il lancio lungo, il passaggio di prima, il passaggio filtrante, quello calibrato, c'ha pure la rabona, il no look. Di abilità dei giocatori ne ha parecchi. C'ha 3-3 di piede, quindi gioca benissimo sia col destro che col sinistro. Può fare anche l'occorrenza del mediano. Proprio se avete necessità in avanti, può fare pure l'ESA, anche se non è velocissimo. Io andrei avanti. Allora, abbiamo Bellerin, che io ce l'ho, c'ho l'altra versione, la versione che era uscita in forma del terzino
Spagnolo, allora Bellerin ve lo commento perché l'ho provato, è il mio titolare attualmente, è sicuramente un giocatore velocissimo, c'ha tantissima resistenza che è la 92, ha una buona solidità difensiva visto che c'ha 82 come comportamento difensivo e recupero palla 84, 80 di aggressività, è buono anche nei passaggi, c'ha 87-84 nei passaggi, anche a livello di dribbling non è affatto male visto che c'ha 87 di controllo palla, 86 di dribbling. In possesso stretto 86. Sicuramente è un giocatore in proiezione offensiva, non difende tantissimo, ma spinge molto sulla fascia. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, no, concordo pienissimo. Ok, andiamo avanti con Gabriel, che lo avevi tu, ma hai detto in privato. Cosa ci puoi dire di Gabriel? Sì, Gabriel l'ho pescato proprio a inizio gioco, con mi sembra il primo player of the week dell'anno. È stato veramente utile. A inizio gioco avevo problemi in difesa come centrale e ha fatto il suo dovere, sì. Lo schieravo a fare attenzione che visto che c'ha una precisione piede debole molto bassa, frequenza piede debole, lo schieravo come centrale sinistro per favorire appunto la sua lacuna. Quindi se eventualmente lo pescate, fate molta attenzione, schieratelo sul centro-sinistra. Un po' come Giorgio Chiellini, facciamo il nome del nostro italiano, che col piede destro non è il massimo, visto che utilizza sempre il sinistro per impostare il gioco l'italiano. Sì, ovviamente diciamo che di difensori, con quelli che sono usciti con l'Inter, il Milan, anche lo stesso Piqué, c'è qualcosina di sicuramente di meglio di Gabriel, però in occorrenza può essere utile. Poi vi ricordo un'altra cosa, ragazzi, le condizioni A e B sono importanti, quindi settimanalmente cambia la rosa e quindi magari è meglio un difensore di forma A come può essere Gabriel che un giocatore come può essere Piqué che è in forma C, oppure dispiace dirlo anche Van Dijk che è in forma C, anche se è uno dei top difensori, magari non lo avete sempre in forma, portarvi una riserva tipo Gabriel che è in forma A o B è sempre sempre utile. Allora andiamo avanti, chi abbiamo? Abbiamo l'ultimo, te lo faccio commentare a te, che è l'inglese, vai. Maitland-Niles, sì. Sì, esatto. Maitland-Niles raggiunge un overall massimo di 92, Sì. spicca in velocità che raggiunge il 96, per il resto è un giocatore molto duttile, può giocarti su tutta la fascia da difesa, centrocampo e attacco, e anche come mediano e centrocampista centrale. Può essere molto utile secondo me in panchina perché può entrare in base all'esigenza, molto duttile, sì. Sì, Interessante. sicuramente. Poi c'è questo 3-3 di piede, quindi può giocare sia a destra che a sinistra senza nessun tipo di problema. Poi lui è un destro naturale. Ha un'età abbastanza giovane, magari lo vedremo nei prossimi anni se esploderà completamente nella squadra inglese. Poi andiamo avanti, abbiamo il Manchester United, abbiamo con De Gea come primo giocatore, eccolo qua. Con De Gea lo guardiamo molto brevemente, visto che c'è quasi tutte le skill 99. Allora, c'ha 99 come portiere, comportamento offensivo 99, presa 99, respinta 97, riflessi 99, estensione del portiere 99. Ha un portiere offensivo, c'ha già traiettoria bassa, rimessa profonda, rimessa lunga. Sicuramente rispetto a Leno questo si preferisce sicuramente lo spagnolo. L'unica cosa è che di portieri iniziamo a averne abbastanza nel gioco, da Courtois, ad Alisson, a Ter Stegen, a Neuer, sono usciti. Chi ha Can, io ad esempio ho Can, quindi Can è il titolare fisso anche per la condizione B. Sicuramente un buon portiere per chi necessita dell'estremo difensore. È uscito pure Donnarumma, Andanovic. Ne abbiamo parecchi di portieri. Io andrei avanti. Abbiamo Bruno Fernandes, il portoghese. Cosa ci puoi dire? A me Bruno Fernandes interessa molto perché è un giocatore trequartista con la carta giocatore chiave è una delle mie preferite perché il giocatore tende sempre a inserirsi senza selezionarlo, quindi agevola molto i movimenti offensivi. Spicca in potenza di tiro 95, passaggio alto. Comunque è bravo in tutto. Controllo palla, passaggio alto, passaggio basso, finalizzazione, tiro. Pecca un po' in velocità, però sì, non si può avere tutto. Sì, sicuramente è molto molto equilibrato. Io ti confesso che l'ho avuto inizio gioco, ho avuto la versione dei bonus veterani
è stato il mio titolare, poi è arrivato Johan Cruyff e ha preso il posto all'olandese, sicuramente è un ottimo titolare. Questa settimana mi sembra pure che è in condizione A, quindi lo sto schierando in panchina, lo tengo lì pronto da subentrare. Vi ricordo, stessa cosa di prima, le condizioni dei giocatori sono fondamentali in palestra, ragazzi. Io andrei avanti, abbiamo l'altro inglese, abbiamo Rashford, che gli hanno combattuto posizione da più dell'anno scorso, l'hanno messo ESA. Molti della community sono un pochino lamentati di questo cambiamento di posizione. È un'ala prolifica, l'anno scorso era opportunista, spicca in velocità l'accelerazione, tutti lo conosciamo. Ha una buona finalizzazione di 88, comportamento offensivo 91, un buon controllo palla, un buon dribbling. L'anno scorso l'avevano regalato, mi sembra. Sì, l'avevano regalato con i giocatori della maglia numero 10, se ti ricordi, Marco. Quindi tutti poi Sì. l'avevamo. Ci avevano dato Dybala, ci avevano dato Messi, ci avevano dato Coutinho, mi sembra verso maggio, non vorrei sbagliarmi la data. Secondo me è un giocatore molto molto equilibrato, c'ha tantissime skill, c'ha 3, no, 2-2 di piede. Ecco, il sinistro fa un pochino fatica, perché lui è un destro naturale. L'unica cosa è che è molto molto alto, un 87 non è destro naturale per un esterno. Un esterno. Voglio controllare le elevazioni. 82 non è nemmeno male di colpo di testa. Io preferisco Martial, che lo guardiamo dopo e ti spiegherò pure il perché, ma penso che già lo sai. Ma prima abbiamo Van de Beek, l'ex giocatore dell'Ajax, l'olandese che è venuto quest'anno al Manchester United. Cosa ci puoi dire dell'olandese? Ora, per Van de Beek vale un po' il discorso di Bruno Fernandes, forse un po' meno offensivo, però Van de Beek, essendo giocatore chiave, a me interessa molto questa peculiarità. Forse difende un po' meglio rispetto a Bruno Fernandes, un po' in compenso però perde in passaggio e in potenza di tiro, però è interessante. Sì, sicuramente interessante, forse un pochino più centrocampista di Bruno Fernandes, secondo me. Un pochino sotto come da trequartista, sicuramente meglio Bruno Fernandes, ma eventualmente da CC meglio Van de Beek, sì, anche perché è un pochino più alto e poi ha 89 di contatto fisico, che per un centrocampista è sempre ottimo. C'ha diverse abilità interessanti, sperando che fa bene quest'anno al Manchester United. Che è sicuramente un giocatore olandese di prospetto, assieme a De Jong e De Ligt. Andiamo avanti, che abbiamo, ah sì, abbiamo Martial, il francese. Allora, del francese, perché lo preferisco rispetto a Rashford? Perché c'è la carta riserva di lusso. Questo messo nel secondo tempo, aumentano le statistiche, sicuramente molto molto più determinante. Poi vabbè, al di là di questo, ha come posizione punta, l'anno scorso mi sembra che aveva ESA, o l'anno adesso vado a memoria, ma aveva un'altra posizione, Martial, Addirittura CLS mi sembra. CLS, adesso non mi ricordo, forse sì, c'avevi ragione tu, ma poi mi sembra che a gennaio l'avevano cambiato, l'anno Sì. scorso. Comunque, sia rispetto a Rashford, c'ha 3 punti in più di finalizzazione, c'ha il dribbling 96. Poi c'ha, vabbè, la velocità è molto simile a Rashford, c'ha 86 di resistenza, c'ha precisione di piede debole 3, quindi tira sia bene col sinistro che col destro, e poi, come ho detto prima, la riserva di lusso secondo me è determinante nel secondo tempo. L'unica cosa rispetto al compagno inglese, che è un pochino più basso e perde in colpo di testa. Sono due giocatori un pochino differenti ma molto molto simili secondo me. Io preferisco il francese, non so tu, Marco. Sì, guarda, considerando che Martial è più punta e Rashford più esterno, come le posizioni che gli hanno dato, sì, dai, diciamo che concordo anch'io. Poi riserva di lusso è quella che secondo me fa la differenza, però. Esatto, io c'ho Pippo Inzaghi entra sempre al secondo tempo. Poi quest'anno di attaccanti ne abbiamo tanti tanti tanti, poi dipende voi come vi trovate. Abbiamo Lindelof, abbiamo lo svedese, che secondo me è una delusione di questo pool. Non so se sei d'accordo con me, perché non, a livello difensivo a me non entusiasma per nulla. Tu che ne pensi? Sì, Lindelof penso che sia uno dei giocatori del pool da cercare di evitare. Esatto, perché non spicca nulla.
Gabriel, ad esempio, è superiore. Secondo me è leggermente superiore Gabriel. Quindi io lo eviterei. L'unica cosa è che c'è la carta di sviluppo che ti piace molto questo tipo di carta a te. Andiamo avanti. Abbiamo il terzino che è scozzese. Si è andata via la pagina. Un attimo, ragazzi. Vediamo di riaggiornare. Allora, riaggiorno la pagina. Allora, scusate, andiamo di. Andato via il server. Ma che siamo sfortunati. È cresciuto Pestmaster. Vai tu. Oh, ok, siamo tornati, siamo tornati. Vediamo se riusciamo. Niente, ci dà problemi. Allora, né più né meno andiamo su PestDB. Se riesco eventualmente. Ok, dovremmo riuscirci. Vai con Show. Vediamo se me lo carica. Frattempo utilizzo l'altro database. Eventualmente lo guardiamo qui, ragazzi. Vai Marco, inizia a commentarlo pure. Sì, Luke Shaw, raggiunge un overall massimo di 93. Spicca in velocità e accelerazione che raggiunge il 91 e resistenza 90. Come terzino, sì, è buono, ma diciamo nei primi 10, dai, c'è qualche giocatore secondo me meglio di lui in quella posizione. Sì, Però per sicuramente. chi ha problemi nel ruolo, nel reparto, può essere una buona carta, una buona pescata. Sicuramente, sicuramente. C'è Theo Hernandez, Davis è uscito, poi Alaba, sì, Alaba, però anche se fa il difensore centrale, poi è uscito, Alaba è uscito, mi sembra, sì, non vorrei sbagliarmi. Jordi Alba. Ah, Jordi Alba, esatto, ma sembra pure Alba è uscito. Sì, anche lui è uscito E con anche Bayern. Alaba, anche esatto. Anche se fa come dici, ma fa tranquillamente il terzino sinistro. Alaba. Andiamo avanti con l'ultimo giocatore, vediamo se mi carica sì, ok, vai, faccio commentare a te mentre io sistemo qui. Sì, McTominay l'anno scorso addirittura era rappresentante anche nella schermata del gioco. Esatto. Lui raggiunge un overall massimo di 92 a livello massimo. Non spicca in niente sopra il 95, però è molto equilibrato. C'è una carta onnipresente che a me piace molto, centrocampo, centrocampista onnipresente. Per il resto, sì, è un buon giocatore. Può fare anche difensore centrale, all'occorrenza, all'offensivo. Diciamo che la fase centrale del campo, te la tiene coperta. Sì, sicuramente, poi 1,93 m per un centrocampista di stazza, sicuramente interessante, c'è 93 contatto fisico, questo saldo è il controllo del corpo, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, aspettate che guardo su PestMaster, allora, scusate, su PestDB, L'anno scorso poteva farti anche l'attaccante. Quest'anno esatto, questo saldo che vedete qui è il controllo del corpo, per un centrocampista di stazza è interessante anche nel girarsi. Sì, secondo me è un centrocampista completo, non eccelle in nulla, ma sicuramente può fare il suo soprattutto anche da mediano, anche se abbiamo via Rijkaard, visto che sono uscite le icon e tutto, anche le leggende, mediano, un bel mediano a livello fisico. Sicuramente c'è qualcosina di meglio. Poi dipende sempre dal tipo di squadra che volete creare. Un'altra cosa, non potete metterlo nell'under 23 perché c'ha 24 anni, pensavo che era un pochino più giovane, un'età un pochino ancora giovane, ma pensavo che era un under 23. Ma io direi di chiudere qui, Marco, se sei d'accordo, io direi appuntamento al prossimo video, dei giocatori che usciranno, giovedì vi ricordo che uscirà il pot. Vabbè, c'è stato l'aggiornamento il 22 ottobre con tutti gli aggiornamenti dal DLC, con tutti i trasferimenti. Siamo già in programma, abbiamo già contattato Halifax per il problema delle divise della Serie A e Serie B. Mi sto occupando personalmente e stiamo aspettando la risposta. Io direi che è tutto per oggi. Ciao Marco e ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao a tutti.